A Reggio Calabria, Italia, agosto 2020, quartiere popolare, bimbi, mamme, papà, nonni, giardini, e questa è la situazione in cui un'amministrazione incapace di sinistra del PD sta lasciando questa ed altre zone della città. Ed è una quotidianità purtroppo a Reggio Calabria, per questo che la Lega ha deciso per la prima volta di esserci, per offrire ai reggini e ai calabresi il cambiamento. Guardate e pensate come reagireste se sotto casa vostra, dove passano i vostri figli, ci fosse questa situazione. Vieni, vieni. Qua la mascherina non serve per il virus, ma serve per la puzza. Vieni. Facciamo solo sto pezzo perché... Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Vieni. È tutto a posto qua, mica tanto. Noi mandiamo queste immagini. Vieni che sennò ti stirano. Al sindaco del PD che dorme, buongiorno, al prefetto, buongiorno, buongiorno, ma che roba, poi qua ovviamente rifiuti tossici, roghi tossici di notte, alla faccia dell'ambiente, della salute, non vi arriva l'odore attraverso, saluto, vieni, 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 guarda. Qui hanno bruciato, vieni, zoom, 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 qua. Poi giustamente agli italiani chiedono distanze, attenzione, mascherine, precauzioni, ma che roba. Qua di tutto. Cioè, ma siamo a Reggio Calabria, siamo in centro, siamo nei quartieri popolari, puoi vedere le case. Lì ci abita la gente, lì c'è un negozio, lì ci sono altri palazzi, sono... che passano, che suonano il clacson, che ci chiedono una mano. Qua tutto bruciato. Ovviamente c'è l'inciviltà di qualcuno, ma c'è anche l'incapacità di un'amministrazione comunale che spero a settembre i reggini mandino a casa e scelgano finalmente per la prima volta un candidato sindaco nuovo, pulito, fresco, sostenuto dalla Lega. Il 24 agosto, piena emergenza sanitaria, emergenza virus, mascherine, io sono a distanza, quindi posso non metterla in questo momento, anche se mi farebbe bene, ma guarda, siamo a, io sono 1,80, qua cosa arriviamo? A 2 metri, 3 metri, 3 metri, si gira, lì sono case, non è che siamo nel deserto, lì ci sono case, palazzi, appartamenti, negozi, qua si, no scusa Scusa, adesso città pulita, un binomio vincente a favore del riciclo, cioè ci sarebbe da piangere, va qua, ovviamente insetti, animali, si gira, giriamo l'angolo, uno dice sarà diverso, vieni, vieni. Qua ovviamente hanno bruciato tutto, immagino plastiche. Occhio dove metti i piedi. Lì c'è un negozio, poveretti, di frutta e verdura dall'altra parte. Da una parte frutta e verdura, dall'altra parte della strada questo. E si va e si va e si va. Riflessione, come Lega non promettiamo miracoli, ma dove governa la Lega? Non c'è questa situazione, quindi cittadini di Reggio Calabria, cittadini di tutta Italia, il 20 e 21 settembre via questa immondizia, via il vecchio, cambiamento, pulizia, novità, concretezza, lavoro e sicurezza. Mi raccomando.